voglio dire, non facevamo niente in TV così. Napoli. Allora, hanno fatto la metropolitana nuova, ma l'hanno fatta più larga della galleria. Quindi, sono arrivati quel giorno, no? Hanno preso, c'era Cannavacciuolo che fa, taglio un nastro, taglio tutto il nastro, facciamo boga con zucchine il nastro. Arriva, si accorgono che non è... Non ci passiamo, proviamo un pochino d'olio, magari andrà meglio. Posso sapere chi ha preso misura? Posso sapere, no? Arriva quello. No, io ho provato, ho fatto un poco... E mi ha detto, due mesi, me ne vengo, non è stato chiaro. Come fai? Guarda che farla più larga, cioè ce ne vuole. Cioè tu sei lì mentre la costruisci, guarda che bello che è. Perfetto! Ma l'avete misurato? Non ho capito. Dico, l'avete misurato? Ti pare che... No. No, perché... E non entrava. Vabbè. Amici, no, io davvero, io... Veramente siamo destinati all'estinzione. Io mi rivolgo ai più giovani. Perché, sai, i ragazzi oggi non c'è lavoro. Molti... Io a 17 anni spazzavo nei cessi, non mi sono fatto un bel mazzetto. A Palermo hanno beccato la truffa dell'assicurazione, visto, si facevano spezzare le ossa per avere 800 euro. Ora, allora vai in giro così, signore, dai qualcosa. Cioè, fai altro. Non puoi farti spezzare le ossa per i soldi. Ma sei matto? Prendevano un trolley con le pietre pieno, a uno gliele andate così tante che è morto. Capisci che questo non va bene? Cioè, secondo me qualcosa non va. Cioè, il trolley lo devi usare per viaggiare. Usalo. Guarda che bello anche d'estate, soprattutto qua a Fiumicino, quando scendi, sai che il tuo bagaglio prima o poi arriverà. Gira il nastro. E la cosa incredibile è che vedi vicino a te persone che, come se fosse un regalo, è tuo. Li vedi. Sei, è arrivato, è tuo, cioè te lo meriti, è tuo, cioè lei che torni a casa e dici, sei, ci sono i mobili, vai! Cazzo, non ha senso, no? Ragazzi, è incredibile questa cosa qua. Benissimo la sinistra. Perché l'hai tirato con la mano dei comunisti? Questa è stata anche l'estate molto social, eh? Ho visto un sacco di foto, perché tu su Instagram vedi foto, tutte in inglese le scritte. Perché? Perché la scritta è in inglese? Amici miei, siamo italiani, è così bello, perché scriviamo in inglese? I francesi scrivono in francese, gli spagnoli scrivono in spagnolo. Noi dobbiamo scrivere in inglese, perché fa così con l'hashtag, mi prendo, così mi segue Beyoncé. No, nella testa di uno scemo. C'è Beyoncé che lo guarda e fa, oh, guarda, c'è Carlo da Latina, adesso lo seguo.